Oggi un test speciale della Z-Road Katipo, una bici che viene dalla Nuova Zelanda e non è un e-bike, ha il pinion, ovvero c'ha un gearbox, non ha il deragliatore, non hai niente, hai solo questa carbon drive e una cinghia in sostanza, con questa piccola puleggia di rinvio. La mia 12 marce, il cambio è tedesco, è montata davvero bene, c'ha il bike yoke revive, delle ruote in carbonio fatte in Sudafrica, le South Enduro Fox 38 da 170, il manubrio e attacco manubrio sono proprietari di Z-Road, il manubrio in carbonio, agli MT7 e per ora è solo col grip shift. È particolare perché la sospensione è molto libera di muoversi, non avendo alcun peso sulla parte posteriore, perché manca quasi un chilo ormai tra il deragliatore, catena e pacco pignoni, quindi è molto molto sensibile alle piccole asperità, si muove subito via, quindi le salite tecniche va davvero forte e non bobba, è molto molto stabile, infatti la salita è stata molto poco faticosa. Questo è il logo e anche questo è proprio del modello, c'è un ragno. Un manubrio 35 con 25 mm di rise, io lo alzerei per personale preferenza, ma devo dire che è davvero davvero interessante, sale molto bene e anche quando la pedali è molto leggera, devi solo fare diciamo attenzione che per ora, perché uscirà qualcosa di nuovo da pinion, per ora non si può pedalare sotto sforzo. La cambiata è molto intuitiva subito, praticamente quando devi cambiare marcia le puoi cambiare anche tutte in un colpo solo col grip shift, non scatta perché non c'è una catena che deve muoversi, poi vi farò vedere il pinion com'è aperto, tutto il peso quindi è qui in centro. Adesso andiamo a sentire come andrà al passaggio interno guidato e aggiungerò qualcosa dopo perché non so più cosa dire. I'll just jump down. Yep. No, shit. Grazie. Da paura.
Allora, il cric cric è un cuscinetto da cambiare, ma lo sapevano già. Oh! Wow! Wow, wow, wow! Molto facile anche da buttare su in manual. Davvero divertente. Va davvero, davvero bene, devo dire. La sospensione è molto, molto libera di muoversi. Si sente, c'ha un feeling diverso perché non... è molto libero, cioè sebbene abbia un ammortizzatore ad aria sembra quasi sia un molla, perché è molto, cioè parliamoci chiaro, non è un peso piuma, è una bici da enduro, però ha un feeling davvero molto molto leggero, è molto facile da muovere di qua in là, scegliere linee, è molto attivo questo schema di sospensione quando stai frenando, ha un ottimo grip e quando deve stare attaccata al suolo sta attaccata, soprattutto quando stai frenando sulle rocce eccetera, la ruota dietro è incollata, quindi puoi rallentare ovunque. È molto divertente, non ho idea di quanto sia il carro, posterò le geometrie qui, però è molto molto stabile, molto giocosa ed è anche molto facile da far saltare e da tirar su in manual, molto molto divertente. Quello che volevo spiegare del cambio è che non è che, cioè se stiamo pedalando non possiamo cambiare, se rallentiamo appena appena la pedalata possiamo cambiare tutte le marce e sarà sempre sulla marcia che scegliamo, è un po' come quando col cambio manuale in macchina premiamo la frizione, quindi mettiamo per una frazione di secondo di pedalare, di imprimere forza nei pedali e possiamo mettere dalla prima alla quinta senza che succeda niente, al contrario delle bici tradizionali, diciamo col pacco pignoni eccetera, dove non puoi passare dalla prima alla dodicesima senza spaccare tutto. Davvero positivo, tanta roba. Questo è quello che dicevo, quando si smette di pedalare per un attimo si può selezionare una qualsiasi marcia e semplicemente entra senza che ci sia nessuno scatto o quant'altro.